in questi anni ha avuto una forte ricerca verso l'innovazione, che è soprattutto di processo, quindi un processo che risparmia e consuma meno energia, che è più attento all'ambiente, ma anche di prodotto, per cui abbiamo dai tegoli ai coppi fotovoltaici, alle facciate ventilate, ai blocchi rettificati, setti sottili, coibentati, solai, murature, pavimenti drenanti che sono attenti alla parte ambientale, al consumo di suolo. Non mi dilungo su questo, poi ci sono le aziende per cui saranno ampiamente esaustive. La normativa, mi riaggancio al Presidente, sì, è vero, la normativa al momento non ci dà una mano, però penso che noi tutti come tecnici abbiamo il dovere di andare anche al di là della normativa. La normativa in questo momento non ci parla di salubrità, non ci parla di risparmio energetico estivo, ci porta un modello prettamente nordico dal punto di vista del risparmio energetico, per cui fortemente super isolato, e che sta dando qualche problema non solo da noi ma anche nei paesi nordici. Quindi noi dobbiamo garantire come tecnici un'edilizia innovativa e di qualità. Andy ha sempre puntato sulla formazione, crede molto nella formazione, quindi a 360 gradi, dai tecnici alle imprese alle maestranze. I must, secondo noi, per garantire un'edilizia di qualità in senso ampio, quindi anche salubrità, antisismica, efficienza energetica, rispetto per l'ambiente, acustica, durabilità, che è strettamente legato a sostenibilità e anche a salubrità, e comfort e salubrità. Quindi la salubrità in un contesto più ampio. In questo momento Andy l'ha creduto fortemente, nel momento di vuoto, tra virgolette, normativo, così non è per un'evoluzione normativa, le PDBD recast, la cosiddetta 2, di portare avanti un'iniziativa che abbiamo chiamato, che è l'edificio mediterraneo per noi, per autonomasia, quindi la casa nel ZEB del laterizio, e quindi il concept che abbiamo creato, che non ha una soluzione unica, ma ha tante soluzioni, tanti sistemi in combinazione con tanti materiali, perché cerchiamo di dare delle risposte per contrastare, quindi per risparmiare l'inverno, per contrastare il caldo estivo, per sostanzialmente rispondere alle esigenze della casa moderna, del comfort moderno, con sistemi ad ottime prestazioni energetiche ed elevata inerzia termica, cioè dobbiamo avere un basso consumo e un elevato comfort necessariamente, questo è quello che chiede la gente. Allo stesso tempo il laterizio non è più un materiale tradizionale, ma forse alcune tecniche tradizionali andrebbero recuperate, a nostro avviso. Lasciamo stare gli esempi arabi delle torri del vento, del Calmaf, del Salsabil, eccetera, che comunque sono anche interessanti come applicazione. Probabilmente oggi il compito del tecnico quale può essere? Può essere quello di inquadrare non un edificio uguale in tutte le parti del mondo, quindi come un po' l'edificio che ci sta un po', che va di moda in questo momento. Quindi gli edifici super isolati possono anche andare bene, però dobbiamo contestualizzarli in base al clima, per cui il tecnico deve essere bravo a contestualizzare, quindi sicuramente quello che va bene a Siracusa non andrà bene a Lisbona, anche se siamo in un clima mediterraneo. Stessa cosa a Milano, ci saranno esigenze diverse. Quindi sostanzialmente andiamo verso un edificio che probabilmente deve recuperare parte delle tecniche tradizionali, deve essere un po' come la pelle del corpo sostanzialmente, quindi dovrebbe essere, probabilmente andiamo verso un edificio che reagisce alle condizioni, quindi che è in grado di cambiare, di variare con i nostri materiali quelle che sono le condizioni dell'ambiente o le condizioni microclimatiche in questo caso, che dobbiamo contestualizzare. Cerco di fare un esempio, siamo a Palermo ad agosto, probabilmente fuori avremo 40 gradi, specialmente se c'è un momento di scirocco, allora avere una ventilazione, non so fino a che punto ci serve, almeno una ventilazione del vento esterno, sicuramente non di giorno, quindi in quel momento dobbiamo chiudere la ventilazione, di notte sicuramente ci aiuta. Quindi un edificio intelligente, non per forza domotico, perché può sfruttare dei sistemi, un mix di soluzioni attive ma anche passive bioclimatiche, come ad esempio la massa interna. L'LC abbiamo anche un programma che si chiama Later Life, che è in grado di andare a simulare il profilo dei nostri prodotti sostanzialmente, ma anche di sistemi. LCA che non è esaustivo, cioè la normativa ad oggi dice l'LCA finisce al cancello. Ma ci siamo chiesti invece della durabilità dei prodotti, perché se io un prodotto che dopo 2 anni devo rifarlo, non è sicuramente la stessa cosa in termini di impatto energetico, di costo ambientale, di averne uno che dura 300, per esagerare dall'altra parte. Naturalmente anche là va fatto un giusto mix, vanno ponderate le varie soluzioni, però è un concetto che ad oggi è trascurato. Probabilmente la comunità europea andrà verso l'energia incorporata, quindi non solo il risparmio energetico della casa, ma anche l'analisi del prodotto, di quello che è il costo energetico del prodotto e lo sfruttamento delle risorse sostanzialmente. Allora, molto interessante anche il tema della sostituzione edilizia, perché probabilmente in alcuni casi bisogna valutare bene i costi, il tecnico deve essere sempre bravo in questo,
ci sono molte difficoltà politiche sicuramente, ma in Europa lo fanno comunemente, e l'abbiamo anche visto sulla rivista in diverse sostituzioni di quartiere. In Europa è la norma, mentre in Italia non si può fare. Allora, se devo ripristinare energeticamente, ripristinare sismicamente, acusticamente, non ne parliamo, l'edificio non è salubre, allora chiediamoci se vale la pena di intervenire piuttosto che sostituire completamente l'edificio.